Ritengo che il capitalismo della sorveglianza, cioè questo di Google, Facebook, Amazon, per capirci, dipenda dallo sfruttamento e dal controllo della natura umana. Cioè, se il capitalismo industriale sfruttava le foreste, continua a farlo, no? I giacimenti di petrolio, gli oceani, eccetera, devastandoli spesso, questo nuovo capitalismo sfrutta la tua vita. Cioè, la sua ricchezza la prende dai dati che tu stesso dai sulla tua esistenza. E non lo sai. Voi avete mai letto anche solo una volta il testo che compare ogni volta che andate su un sito? C'è un testo che dice devi accettare questo. Avete mai letto, per curiosità, che cosa accettate? Dite la verità. C'è uno di voi che ha letto interamente quelle pippe mortali e incomprensibili? C'è qualcuno qui che l'ha letto? Difficile. Una, eccola là. Allora, che vuol dire? Se li andate a leggere e ci dedicate, non dico tanto, uno o due anni per capire cosa dice, perché di meno non bastano, capirete quello che sto dicendo. Cioè, capirete che tutti i dati che loro raccolgono e che voi non avete nemmeno idea di quali siano, voi accettate, per esempio, con i nuovi aggiornamenti di Google Chrome, che si possa attivare automaticamente la vostra webcam. Lo sapevate questo? Che lo accettate? No, ma lo fate. Parte. Ci sono dei sistemi che ascoltano, memorizzano, decodificano le nostre voci. Ne fanno dati che vengono venduti. Ci sono studi già da decenni che individuano dalla reazione facciale delle vostre facce a determinati video tutta una serie di informazioni. Capite? Questo vuole dire la Zuboff quando dice che questo capitalismo sfrutta la natura umana. Sfrutta la natura umana, sfrutta i tuoi sentimenti, quelli gli interessano. Con quello che viene chiamato Internet delle cose, che sarebbe questo grande bel futuro che ci vogliono organizzare, tutto sarà connesso. Cioè, trarranno informazioni da quello che hai nel frigorifero. Il frigorifero potrebbe non aprirsi perché sa che tu hai la pressione alta, perché è tutto collegato. Dici, tu hai la pressione alta, non si apre il frigorifero. Non hai pagato l'assicurazione, non parte la macchina. Non ti sei vaccinato? Non vai a scuola, non voti. Questa è la direzione, cari ragazzi. Capite che è un ultimatum? Capite che è un ultimatum? Capite che è un ultimatum perché la gente manco lo sa? Il mercato ci riduce al nostro comportamento. Ci trasforma in un'altra merce fittizia, impacchettata perché altri possano consumarla nei principi sociali della società strumentalizzata che i giovani già stanno vivendo. Possiamo vedere con chiarezza come questo nuovo capitalismo voglia reinventare la nostra natura per i suoi scopi. E qui ci sarebbe da chiedersi in che modo la vuole reinventare? Beh, mo vediamo. Saremo monitorati e telestimolati come i branchi e gli stormi, come i castori e le api, come le macchine. Dobbiamo vivere nell'alveare. Loro parlano della società alveare o della mente alveare. Cioè una mente in cui tutto procede in automatico fluido. Capite? Perché tutto è connesso ed è guidato da intelligenze artificiali che sono meglio di noi. Lo teorizzano, Pentland, che è un grande teorico, lo teorizzano chiaramente, dicono, e c'hanno le loro ragioni, attenti, 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 perché c'è sempre una buona ragione.
Ti dicono, per esempio, le automobili senza guidatore creeranno molti meno incidenti, perché le macchine imparano da tutte le macchine. Capisci? Quindi una macchina apprende da tutti gli errori di tutte le macchine. Mentre tu, poverino, se te va bene, impari qualche cosa dai tuoi incidenti. Quindi l'automobile senza guidatore funzionerà sicuramente meglio, ci avrai meno problemi, meno incidenti, meno morti. Vuoi avere più morti? Vuoi pagare un'assicurazione più alta? E allora non rompere. Fai guidare la tua macchina da una macchina che la guida meglio di te. Non rompere. L'umano sbaglia, sbaglia. Guardate, Skinner ha teorizzato queste cose. Dietro tutto ciò, ecco perché la Zuboff è un capolavoro, su 600 pagine, io ci ho messo 8 mesi per studiarlo, e diciamo che io ho una certa capacità di studio. Ma è stato un grande apprendimento, perché lei, da brava americana di origine russa, ogni cosa che dice te la sostiene con dati, testi, citazioni precise, quindi non c'è da sbagliarsi. Dobbiamo vivere nell'alveare, ma l'alveare che ci aspetta non è naturale, non è l'alveare delle api, l'hanno fatto gli uomini, e non l'hanno fatto uomini buoni, non l'hanno fatto perché vogliono che noi stiamo meglio, l'hanno fatto perché vogliono fare più soldi. È un capitalismo, lo scopo è il profitto, questo è lo scopo, e noi siamo la materia prima. Come era materia prima per la civiltà industriale una foresta, che poi quella foresta fosse distrutta, l'Amazzonia, producendo effetti catastrofici che ancora paghiamo, questo non gliene frega niente. L'ha fatto il capitalismo della sorveglianza. I giovani dei quali abbiamo parlato sono gli spiriti del Natale futuro. Vivono al confine di una nuova forma di potere che dichiara la fine del futuro umano. Il futuro umano è incerto. Questo sistema invece è sicuro. Fin dove vogliamo arrivare in questa logica? Cioè, fino a che punto siamo disposti a rinunciare alla libertà e all'umanità in nome della sicurezza e dell'efficienza delle cose? È bella domanda questa. Non la fanno nei talk show. Non la fanno. E non la faranno fin quando non glielo imporremo democraticamente. Vivono al confine di una nuova forma che dichiara la fine del futuro umano con la sua obsoleta fedeltà agli individui, alla democrazia. Basta con sta democrazia, le macchine fanno meglio. Parlare, volete parlare? Volete discutere? Siete pazzi. Skinner lo dice chiaramente, che fai discutere a fare gli uomini? Sono scemi. Fai funzionare le macchine. Spingi gli uomini con la moral suasion, perché loro non sono per la violenza, loro vogliono convincerti. Però hanno degli strumenti troppo forti per convincerci. Hanno tutti gli strumenti di informazione. Convincili. Ripetendo. Quando voi sentite che qualcosa viene troppo ripetuto, dovete stare certi che è una menzogna. Cioè, datelo per acquisito, scrivetevela questa, e poi, diciamo, verificatela nella informazione quotidiana. Quando ripetono ossessivamente qualche cosa al di là di ogni ragionevolezza, potete stare certi che è una fregatura. A me personalmente non verrebbe mai nemmeno in mente, non sopporterei la possibilità di ripetere qualcosa, di ripetere sempre lo stesso, prendete il MES, dico per dire, no? Non so, sono pazzi, sono ossessivi,
Poi uno studia e dice, ma boh, non si capisce tutta questa cosa, no? Abbiamo investito 100 miliardi, io sono 30, 30, fai 2 BTP, fai 30 miliardi domani mattina, non si capisce, cioè io non sono economista, però studio, eh? Io studio, lo devo ripetere? Studiate, l'ho detto tante volte, studiate, lo dico ai ragazzi giovani, ventenni, trentenni del nostro movimento giovanile, e loro lo fanno, studiano, ne sanno più di loro, questo è importante. Trasformare il mondo implica che tu lo devi conoscere benissimo nei meccanismi, non ti devi fare fregare. Se vogliamo rilanciare la democrazia, dovrà essere una democrazia di uomini che sanno pensare moltissimo, giovani, donne, filosofe, artiste, con i contro, che non si fanno infinocchiare da questi, dagli esperti che sono poi sempre quelli, no? Da questo uno dice, ma perché ci stanno tanti economisti? Ma perché ci fate vedere sempre gli stessi? Io ne conosco tanti che pensano in un altro modo. Perché quelli non ce li fate mai sentire? Uno un pochino qualche sospetto ce l'ha. Io non ho sospetti, ho certezze. Quindi basta la democrazia, l'indipendenza necessaria per avere una morale. Ma che volete decidere voi il bene e il male? Ma sono cazzate. Skinner lo dice chiaramente, tutte cazzate, la libertà, la morale, esiste solo il comportamento e il comportamento lo puoi indirizzare. Lui lo diceva quando ancora non c'erano questi mezzi, adesso hanno anche i mezzi per farlo, cioè possono indirizzare il nostro comportamento nel bene loro, per il loro bene. Ma il nostro? Se ci sveglieremo dal nostro sonno mentale, dalla nostra distrazione e dalla nostra rassegnazione, forse siamo ancora in tempo per cambiare il corso del futuro, dice Shoshana.